La verità processuale inappellabile per la giustizia italiana decisa ieri dalla Corte di Cassazione, che ha confermato l'ergastolo per il muratore di Mapello. La sua storia, che inizialmente era quella di ignoto 1, che da ieri sera non c'è dubbio per il tribunale che sia proprio lui, si è incrociata così con quella della piccola Chiara Gambirasi, una bambina di soli 13 anni che ha perso la vita davvero troppo. Elena, perché Yara scompare da casa e viene uccisa nel 2010, poi Giuseppe Bossetti viene arrestato nel 2014, ma moltissimi sono i dubbi e arriva un primo grado a Bergamo, quello condanna all'ergastolo, un secondo grado che conferma la prima sentenza e la conferma definitiva è arrivata dalla Suprema Corte di Cassazione, quindi dal parere di legittimità tutto è stato fatto secondo giustizia. E quindi da oggi abbiamo l'assassino di Yara, ma di sicuro non si può festeggiare un ergastolo, non si può festeggiare comunque il fatto che Yara abbia avuto giustizia, perché non c'è più e c'è una famiglia che ovviamente la sta piangendo nel più stretto riservo, come è solito fare per i Gambirasi. Io ringrazio i nostri ospiti Gian Gavino Sulas. Buongiorno, buonasera. Grazie per essere in nostra compagnia. Salvatore Filippone, buonasera. Che ha letto davvero tutte le pagine di questa inchiesta per riuscire a capire e realizzare i servizi di quarto grado. Grazie ad Anna Maria Casale, collegata da... Allora, si nota subito il rilievo sul riservo dei Gambirasio. Naturalmente si tratta di una famiglia riservata, può sorgere anche il dubbio che non fossero del tutto convinti. E questa è una trasmissione del 2018 a caldo, insomma, dopo la sentenza di Cassazione. Roma Palatino. Buonasera. Anna Maria Casale, che ha avuto modo di periziare Massimo Giuseppe Bossetti come consulente di parte. Elena, io partirei dal racconto di quanto accaduto dal 2010 ad oggi e poi ne parliamo insieme. Bossetti Massimo Giuseppe, nato il 28 del 10 del 1970 a Clusone. Allora, lei è stato arrestato altre volte, ha dei Mai. Precedenti penali? Mai. Allora, innanzitutto volevo sapere se lei conosceva Yara Gambirasio. Assolutamente. Quindi lei, rispetto a questa imputazione, come si pone? Innocente. Innocente. Non so come sono venuti a me, guardi. Io mi proclamo ancora innocente. Non ho mai fatto male a nessuno. Non ho il coraggio di uccidere neanche un gatto. Sa quanti animali che ho a casa io? Mi voglio un bene tremendo. Non ho assolutamente reagito. Non ho mai fatto niente. C'ho 43 anni, la testa sulle spalle ce l'ho. C'ho un bel lavoro, c'ho una bella moglie, c'ho tre bei figli che mi aspettano a casa tutti i giorni. Non mi permetterò mai di fare una stupidata così. Questo è un colloquio intercettato tra Bossetti e la moglie. La moglie che naturalmente gli fa delle domande, perché possiamo immaginare lo stato d'animo di questa donna, e quindi è normale che ponga delle domande al marito, proprio perché il suo atteggiamento non è stato quello della moglie che dice: ma io di mio marito so tutto. Ha messo in campo il dubbio, visto che noi non possiamo sapere tutto di nessuno, anche di chi ci vive accanto da anni. Si è fatta detective ed è stata anche per questo accusata di dubitare dell'innocenza del marito. Praticamente Bossetti piange. Tempo, Massi. È morta di stenti. È morta di stenti. Neanche per le coltellate. Perché non l'avrei mai fatto io, ma te lo giuro, non l'avrei mai fatto. Ti credo, Massi. Fatemi uscire.
Abbi pazienza, Rossi. Ce la devi fare, Rossi. Non riesco a capire come Carlo sia venuto su un DNA su quella povera ragazza. Ve lo giuro. Non ho mai fatto del male a nessuno. È anche tanto, fate tanto, ce n'è tanto. Capisce, quel povero cadavere è rimasto dei 3 mesi e lei non è che ha lasciato un microgrammo di qua, lei ne ha lasciato tanto da resistere alla pioggia dei 3 mesi insieme al sangue della pioggia. E sì, lo stesso ragionamento si potrebbe fare per il DNA di Silvia Brena. Abbiamo già esaminato la questione negli altri video, ma ne ha lasciato tanto, quella ne ha lasciato anche di più. Poi potrebbe aver preso ogni guanto. No, sono bossetti, non funziona così, no. Guarda, se lo faccio spiegare, non funziona così. Io vi sto dicendo la verità, non ho mai fatto del male a nessuno. Ho sentito parlare svariate volte di anomalie e di incertezze su questo DNA. E se fossi l'assassino, sarei un pazzo a chiedervi una perizia che potrebbe eliminare tutti questi dubbi e schiacciarmi contro le mie responsabilità. Invece, io non temo nulla. Sono estremamente sicuro che quel DNA non è mio e quindi ancora oggi, per l'ennesima volta, vi supplico e vi imploro di fare questa verifica, perché vedrete che il risultato mi darebbe ragione. Stai tranquilla, non preoccuparti, capito? Non preoccuparti di niente, sai che lo hai combattuto per tutto. Importante. È ora che qualcosa di positivo possa cambiare, no? Massimo Bossetti si è sempre detto innocente, la Corte invece si è espressa in maniera molto netta. Gian Gavino, nella tua esperienza, 4 ore di Camera di Consiglio, poi sono uscite, hanno preso la decisione, hanno rigettato tutti i ricorsi, hanno confermato la sentenza d'appello senza alcuna riserva. Che cosa ci dice questo? Che non ci sono più dubbi? Dunque, come voi sapete, le sentenze si rispettano, ma si possono discutere perché siamo in un paese libero e si possono anche criticare. 4 ore, secondo me, ieri sono state troppo poche. Non tanto per paragonare le 15-16 di Brescia, che forse lì siamo andati così lunghi perché c'è stata all'interno una lite, c'era da tenere buoni un paio di giudici popolari. 4 ore troppo poche per esaminare 23 ricorsi. Comunque, la sentenza... Ci si chiede come vengano ridotti, diciamo, ricondotti all'ovile i giudici popolari che vorrebbero assolvere. Ricorsi tutti bocciati perché ritenuti inammissibili, cioè è una bocciatura e una stroncatura pazzesca. Ecco perché dico anch'io, nella mia miseria culturale, voglio leggere le motivazioni per capire perché questi signori giudici, per carità, tanto di cappello della Suprema Corte, hanno detto tutte e 23 inammissibili. Cioè, se fosse vero, sarebbe un errore talmente colossale da parte dei difensori della difesa da nascondersi per sempre, scusate se parlo così, perché non è possibile 23-0, ma cosa hai lavorato a fare 600 pagine e non ce n'è uno che vada bene, ti hanno detto, li hai sbagliati tutti, ma fai l'avvocato o fai un altro mestiere? È uno sfogo questo qui mio, quindi questo cosa voglio dire? Che stento a crederci. Qualcheduno stamattina mi ha mandato questo messaggio, il sistema si tiene, cioè in un momento come questo, adesso faccio un'insinuazione pesante e chiudo, in un momento come questo, in cui in Italia c'è il caso Cucchi, il caso Firenze, tu ieri con questa sentenza tagliavi la faccia al RIS di Parma. Potevi? Io qualche dubbio ce l'ho. È un'insinuazione, attenzione. È uno dei tanti miei cattivi pensieri. Una provocazione. Una provocazione grazie, molto forte. Bravo, noi non colleghiamo le cose, rimaniamo giusto, Martina, giusto. Su questo caso. Entriamo anche nel merito di questi ricorsi rigettati. È anche vero, tra l'altro, Gian Gavino Sulas, che la Procura Generale proprio ieri ha ripercorso pagina per pagina quello che è stato lo studio del RIS e da qui è arrivata la legittimità e la sicurezza di quello che è il risultato. Esatto. Quindi è bene ricordarlo. Ma vedo che qui però nessuno interviene, cioè il RIS è una parte, altrimenti a che servono le perizie della controparte? E poi vedremo riguardo alla superperizia mai arrivata. Rimane un dubbio, quel dubbio che la Corte ha detto è stato superato proprio nella giornata di ieri, rimane nelle persone. Ma perché non è stata concessa questa superperizia? Cos'è che chiedevano gli avvocati di Bossetti?
Gli avvocati di Bossetti in questi anni hanno evidenziato tantissime anomalie all'interno di questa traccia di ignoto 1 trovata sugli slip e sui leggings di Yara, e per questo hanno chiesto sia in primo grado che in secondo grado e anche di fronte quindi anche alla Cassazione di poter fare almeno una perizia e poter accedere alla traccia ignoto 1. Questo però non gli è stato mai concesso, i motivi sono stati ben evidenziati perché i giudici dicono che il DNA nucleare identifica Massimo Bossetti e basta per condannarlo all'omicidio della piccola Yara. Invece l'anomalia che c'è in questa traccia, e poi chiudo, che è quella del mitocondriale, perché ricordiamoci che sul DNA di ignoto 1 c'è il nucleare di Massimo Bossetti, ma non c'è la traccia mitocondriale, il DNA mitocondriale di Ester Arzuffi, un'anomalia che tutti i genetisti hanno definito come non esistente in natura. Quindi per cui forse, per levare tutti i dubbi, magari era essenziale farla fare questa perizia alla difesa. Si dice anche che sia irripetibile questa prova perché ormai è stato consumato tutto il materiale genetico. Martina, sì. Non è vero. Perché non posso è vero, Gian Gavino? Perché c'è... Perché il professor Giorgio Casari era in pieno delirio quella mattina del 20 novembre 2015, quando è venuto a Bergamo come consulente dell'accusa, testimone, quindi sotto giuramento, attenzione, non puoi dire bugie, no? Testimone non può mentire, e dice, ci abbiamo tutto in San Raffaele, usa il termine nei tubi, abbiamo tutto, proprio perché si possa ripetere questo esame. Allora, o ha mentito ed è in pieno delirio, era in pieno delirio il professor Casari, o ha mentito chi ha scritto la sentenza di Brescia, quella della Corte d'Assise d'Appello, dove dice che non esiste più materiale. Mettetevi d'accordo. Vi ricordo che l'abbiamo sentito prima, dice a Bossetti la PM, ce n'è tanto ed è proprio tanto, ve lo ricordate? Sì, quello all'interno di un interrogatorio, quindi è probabile che motivo sia... aveva di dire che era tanto o che era poco? C'era, basta, perché devi dire che è tanto? Possibile anche che fosse una tecnica di interrogatorio. Esatto, questo, può darsi, intendevo. Per carità. Sentiamo un attimo anche la dottoressa Casale. Sì, perché d'accordo. Lei fa parte... Però che significa era una tecnica di interrogatorio? Deve seguire delle regole l'interrogatorio oppure si può dire qualunque cosa? È il momento di interrogarsi anche su questi aspetti. Del pool difensivo come consulente tecnico ha periziato Bossetti e dottoressa, sulla morte di Yara lei ha avuto la sensazione che Bossetti non mentisse, perché? Ma perché io ho parlato con Bossetti e vi dico anche proprio al di là di quelle che sono le indagini peritali, i test strumentali a cui è stato sottoposto, come persona nel primo momento in cui l'ho visto, la modalità con cui mi ha parlato e mi ha giurato più volte parlando anche dei suoi figli, del fatto che lui Yara neanche la conosceva, non l'aveva mai vista e poi si è parlato e parlato più volte e si è insinuato, permettetemi di dirlo, del fatto che Bossetti fosse un predatore sessuale, ma allora queste sono delle cose che se vere vanno e possono essere verificate, non è mai stato fatto, non hanno permesso di poterlo fare. Un predatore sessuale non è una persona che a 40 anni si sveglia una mattina e va alla ricerca di ragazzine da seviziare, non è così. Un predatore sessuale oltretutto che rapisce una persona, una ragazzina di 13 anni, non usa violenza sessuale su di lei, la lascia viva in un campo con magari la preoccupazione che qualcuno potesse trovarla e raccontare quindi quello che era successo. Ci sono troppe cose che assolutamente non hanno alcun senso. Io mi allineo perfettamente con quello che ha detto, con la provocazione, chiamiamola così, che ha fatto Gian Gavino Sulas, che è una persona che conosco, che stimo personalmente e professionalmente. Ci sono troppe cose che non si sono volute accertare. Ecco, qui si dice non si è voluto andare a fondo nell'analizzare la figura di Bossetti come eventuale predatore sessuale, ma allora cosa ci stanno a fare i giudicanti? I giudicanti o si affidano appunto a delle perizie oppure devono valutare. Su cosa valutano? Sulla base della letteratura scientifica e sui precedenti specifici del soggetto. Dopo aver verificato che non esistevano le immagini pedoporno,
e che lui aveva un passato specchiatissimo, che altro c'era da indagare per capire che non è un predatore sessuale? Nonostante questo, comunque, la Corte di Cassazione proprio ieri condanna Bossetti all'ergastolo e ricordiamo tra l'altro Martina che tu eri lì, tu hai seguito tutta la serata in diretta. È stata una giornata, una serata molto lunga, anche un po' particolare per i tempi con cui si è consumata, perché ad esempio gli avvocati della parte civile non hanno quasi parlato in aula, si sono totalmente allineati a quello che è stato Ha la Procura sempre fatto Generale. così, cara Martina, e da Bergamo a Brescia a Roma, vabbè, lasciamo stare, guarda. Sempre appiattiti su una certa linea, sembra che facciano in pan la panchina, le riserve, in panchina del pubblico ministero. Scusami lo sfogo, Ovviamente difendono la famiglia Gambirasio, quindi fanno del loro meglio per cercare verità Ecco, per. no, no, il meglio è per cercare la verità, non una verità. Ormai il discorso sugli avvocati di parte civile è stato fatto, un istituto che sta prendendo piede negli Stati Uniti sul modello italiano, purtroppo. L'avvocato di parte civile fa altro, e ce n'è stato solo uno che io mi ricordi nei processi famosi. Il compianto, mai abbastanza, avvocato Santoni Franchetti, la parte civile cerca la verità, non una verità, e non va in supporto del pubblico ministero. Dall'altra parte invece si sono davvero spesi Elena, gli avvocati di Bossetti, perché hanno parlato in modo inusuale, me lo confermerà Giancavino che ha più esperienza come cassazionista, più di un'ora a testa, quindi veramente hanno Sì, voluto rielencare tutto, in Cassazione non si entra nel merito, è però vero. quando hanno sentito la sentenza, come tutti noi, e Bossetti l'ha seguita in diretta televisiva perché in carcere seguiva quarto grado, ha reagito così l'avvocato Salvagni. Lei ha detto forse non doveva mai parlare perché tutto è stato strumentalizzato contro di lui, anche quelle dichiarazioni di innocenza fin dal primo momento. È questo quello che mi ha detto pochi minuti fa. Sì, forse era meglio che lui stesse zitto fin dall'inizio, che la famiglia tacesse, che nessuno parlasse di questo caso, perché quando si parla di un caso lo si monta di connotazioni che non le sono proprie e poi sfugge di mano, come questo è il caso. Io rimango convinto dell'innocenza di Massimo Bossetti. Avvocato Salvagni, voi avevate dato un pronostico, però lui eravate possibilisti, poi queste 3 ore vi hanno sconvolti, troppo poche per voi per decidere dell'ergastolo di Siamo Massimo Cesare. passati dalle 16 ore della Camera di Consiglio di Brescia, dove hanno guardato abbondantemente il video della presunta fuga, alle 3 ore della Corte di Cassazione, che ha dovuto esaminare 14 ricorsi, se non sbaglio. Questa è la giustizia italiana. Ecco, insomma, Bossetti si dice innocente. I legali sono convinti della sua innocenza. Salvagni l'ha ripetuto ieri sera, nonostante la pesantissima stroncatura della Cassazione. La sua famiglia li crede. Salvatore, una cosa che invece vogliamo chiedere a te, che hai seguito queste indagini fin dall'inizio, ma sono state fatte delle indagini a senso unico? Si sono seguite anche altre piste che poi hanno portato a binari morti? Le indagini sono state molto complesse e davvero a 360 gradi, perché ricordiamoci che il nome di Massimo Giuseppe Bossetti è arrivato nel 2014, Yara scompare nel novembre del 2010, sono prese tantissime piste, ricordiamoci la famosa pista del cantiere di Mapello, dove siamo stati per settimane lì davanti al centro commerciale in attesa che venisse trovato il corpo della piccola Yara. Piste poi invece finite nel nulla. Va detto che dal 26 febbraio 2011, dal giorno in cui viene trovato il corpo di Yara nel campo di Chignolo d'Isola, lì poi si è trovato il DNA, la strada è stata quella. Da quella traccia di DNA siamo arrivati prima a Giuseppe Guerinoni, il padre di Ignoto 1, e a quel punto poi, con un po' di peripezie, qualche errore, a Ester Arzuffi e di conseguenza a Massimo Giuseppe Bossetti. Secondo me le indagini sono state fatte davvero a 360 gradi. Certo, poi è chiaro che il punto di svolta E è no, stato e no, e quello. no, 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 non è proprio così. Loro sono stati lì davanti in attesa di nulla perché non sono stati effettuati de degli scavi. Abbiamo visto, ce l'ha detto Sulas, che o qualche altro giornalista, ma mi sembra lui. Ormai ho fatto tanti video e il materiale è parecchio. Quindi che nel momento in cui stava intervenendo l'archeologo forense si ritrova il corpo di Yara. Non si è mai scavato, quindi non si capisce loro cosa stessero aspettando.
e dal ritrovamento, in ogni caso dal ritrovamento all'arresto sono passati sì 3 anni, ma durante i quali non si è indagato sulla pista della palestra, non si è indagato sulla pista del cantiere, si è andati su questo micro nanogrammo di DNA facendo il confronto di ignoto 1 con Guerinoni e non di Bossetti con Guerinoni, e questi sarebbero i 360 gradi. Del DNA. Sì. Martina, se sei d'accordo, andiamo a vedere anche ieri come ha reagito il carcere in cui si trova Massimo Bossetti, dove anche loro, immagino, anche i detenuti seguissero tramite la televisione il verdetto che poi è arrivato in tarda serata, e guardate qual è stata la loro reazione documentata in diretta da quarto grado. Posso dirti che all'interno del carcere, adesso ascoltiamo anche delle grida, perché siamo proprio vicino qui alla struttura, non siamo riusciti a capire cosa si stesse gridando dalle celle, ma abbiamo sentito indistintamente delle grida. Insomma, volevo dirti che all'interno proprio di questa struttura si è sempre detto da parte dei detenuti che, ecco, ci sono delle grida, insomma, non riusciamo però ad ascoltare cosa dicono. Prova a lasciare il microfono aperto, proviamo a sentire. Se... Avvicino per cercare di sentire. Ancora ci ascoltiamo delle grida, dei cori contro appunto questa sentenza. Vai, regola volume, alza, alza. Sì, lo sento, lo so. Ripetono giustizia, giustizia, e adesso sono in molti, sentite. Senza precedenti. C'è una forte contestazione all'interno della struttura. È un fatto di cronaca a margine di una sentenza così importante, si diceva una sentenza che fa storia, Assolutamente. e ovviamente qui registriamo da cronisti questo fatto di cronaca. In questo momento, all'interno della struttura carceraria in via Gleno a Bergamo, i detenuti contestano questa sentenza e danno la loro solidarietà ad un altro detenuto. Soltanto cronaca. Gian Gavino, solidarietà a un altro detenuto. Mi dicevi poc'anzi, è molto che non mi accadeva di sì. assistere a una cosa del genere. Perché il carcere ha processato già Bossetti in questi 4 anni e lo ha assolto. Il carcere, ho detto. Il regno del carcere, il regno dei detenuti è un regno strano, dove però spesso emergono verità che all'esterno non si conoscono. E in genere, e che se ne pensi, chi si macchia di delitti orribili, tipo toccare i bambini, far del male ai bambini, ammazzare i bambini o le bambine, eccetera, comunque i minori, gli indifesi, paga caramente in carcere, caramente, nel senso che ti riempiono di botte. A Bossetti non è stato torto un capello. È il segnale inequivocabile per chi da qualche anno fa cronaca nera che è stato processato, interrogato e giudicato e il carcere lo ritiene innocente e manda un segnale all'esterno. Per carità, assolutamente astratto, non c'è niente di concreto, però chi capisce sa che cosa vogliono dire i detenuti. Chi glielo faceva fare questa sceneggiata qui? Una sceneggiata senza... Invece c'è un significato preciso e certamente non mi vengano a dire che l'aveva organizzata Bossetti con la sua claque, perché veramente, ragazzi, non sta né in cielo né in terra. È la sentenza del carcere che stanno urlando verso l'esterno, come a dire, neanche loro ci credono. Probabilmente in carcere si sa anche o si sospetta anche chi potrebbe essere stato ad ammazzare Yara. Questo è un Se modo ci di protesta, fosse. Un modo di protesta, esatto. Dottoressa Casale, Ora dobbiamo chiarire, per esempio, su Pacciani, io l'ho già detto in diverse occasioni, torneremo prossimamente, faremo un piccolo check, un aggiornamento sul mostro di Firenze, che a Pacciani nemmeno in carcere fu torto un capello quando era detenuto con l'accusa di violenza sulle figlie. E, se è vera questa storia, no?
che in carcere determinati reati non vengono ammessi dagli stessi detenuti e quindi c'è una specie di ukase. E anche una persecuzione, addirittura una punizione interna per chi se n'è macchiato ed è stato condannato. Se è vero, io non ne sono del tutto sicura perché, stante il gran numero di errori giudiziari, dubito che un detenuto si scagli nell'incertezza, della condanna. Deve essere proprio certo o deve conoscere quella persona per combinare una punizione per reati di questo tipo, quindi su minori, violenze del genere. Io non ho la certezza, questo è un po' un mito, però è vero è che non si era mai sentito che dei carcerati si alzassero in coro a deprecare una sentenza che evidentemente è parsa ragionevole soltanto a quei 36, quanti sono i giudici complessivi alla fine, insomma. Un'altra cosa importante che riguarda il movente sessuale è stato ricostruito tramite le ricerche sul PC e anche di questo si è parlato ieri, giusto? Certo, si è parlato ieri di tanti fatti, ma permettetemi anche di tante suggestioni che poi hanno incorniciato tutta questa vicenda. Le ricerche che sono state poi durante i gradi di giudizio assolutamente smentite, per cui non ci sono state ricerche, si è visto che queste ricerche sono venute fuori probabilmente dal motore di ricerca, come accade a tutti i computer di ciascuno di noi anche quando facciamo delle ricerche assolutamente banali, sono gli spam, sono i pop-up, cose alle quali non mi addentro anche perché non è la mia materia, per cui rischierei di dire cose inesatte, ma assolutamente tutte cose che sono state smentite, ma sulle quali oltretutto, ribadisco, si è creato un gran fumo, un gran polverone per cercare di dare una luce negativa a tutto quello che ruotava intorno a Massimo Bossetti, per far sì che poi quelle che erano le cose importanti, fondamentali, non venissero fuori. Quindi, appunto, cercare di verificare attraverso delle perizie se effettivamente le cose erano andate così come l'accusa ha affermato per tanto tempo, o meno. La richiesta l'abbiamo sentito nel servizio iniziale, fatta dallo stesso Massimo Bossetti. Vi prego, vi imploro, fate in modo che possiate nuovamente verificare che quel DNA è mio. Questo non è mai stato concesso. E adesso Massimo Bossetti si trova lì, si trova in E secondo carcere lei come sta senza. reagendo, Ma dottoressa, visto che. il punto, uno dei punti centrali dell'amministrazione della giustizia penale è proprio questo, la concessione. Questo non è un reame assoluto del passato dove il sovrano di turno concedeva. Questo è un diritto e non può essere negato. Nel frattempo, però, ce ne siamo dimenticati. Qualcosa ha traghettato verso l'idea che qualcuno debba concedere, non esiste. È contemplato, io te lo chiedo e tu lo fai. D'altra parte i soldi sono nostri e quindi fatto 30 si doveva fare 31, non si poteva. Lei ha tracciato il profilo, di Massimo Male, Bossetti. naturalmente male, naturalmente malissimo. Io sono personalmente molto preoccupata, lo è ovviamente tutta la difesa di Massimo Bossetti. Lui ha sempre detto che avrebbe resistito fino alla Cassazione, fino all'ultimo grado di giudizio, perché ci ha voluto credere. Ha visto che comunque c'erano delle persone che credevano in lui, ha voluto crederci fino alla fine. Purtroppo queste speranze ieri sera si sono infrante Ecco, probabilmente non definitivamente. solo le sue speranze, anche quelle della famiglia. Salvatore, tu sai come ha reagito Esattamente. la famiglia di Massimo, marito in primis. Marita è sempre stata vicina in questi anni a Massimo Bossetti, è stata anche la prima, diciamo, inquirente che ha indagato se il marito fosse stato veramente l'assassino di Yara e l'ha escluso. Oggi so per certo che gli è ancora vicino perché questa mattina è stata in carcere a trovarlo e quindi anche in questo giorno, diciamo, difficile gli è voluta stare accanto. Insomma, è una donna che si trova anche lei di fronte a una situazione molto difficile perché comunque l'uomo della sua vita è per la giustizia l'assassino di una ragazza di 13 anni.
Giangavino, ma è così usuale nella storia italiana che si arrivi col dubbio oltre il terzo grado di giudizio, oltre il parere di legittimità? Livello di opinione pubblica sì, perché si continua a discutere, no? Noi continuiamo a discutere, persino di Via Poma. Olgiata no, ha confessato il famoso giardiniere filippino, ha confessato, ma continuiamo a discutere di Perugia, di Amanda e Raffaele, continuiamo a discutere di Carlasco. È stata citata la sentenza Nox, anche in aula proprio ieri, riguardo al DNA? È stata citata, certo, perché la sentenza Nox ha stabilito una cosa fondamentale, secondo me, e doveva essere presa anche per questa... La sentenza Nox, cioè il processo ad Amanda e Raffaele, ha addirittura accettato di fare per due volte la superperizia, non una, due, a Perugia e a Firenze, persino a Firenze, dove secondo me la condanna dei due era scritta perché l'aveva indicata il primo verdetto della Cassazione. Il presidente comunque ha nominato due ufficiali del RIS di Roma per riperiziare il coltello che avrebbe dovuto essere l'arma della morte di Meredith, e anche i due ufficiali del RIS diedero ragione alla prima perizia, ma due volte a Carlasco è stata fatta la perizia sulle unghie di Chiara. Quando fu Stasi era stato di Chiara, qui tra Chiara, Sara e Chiara ci si confonde facilmente. E ora, per quanto riguarda la perizia sul caso Meredith, sì, sarà stata anche concessa, autorizzata. Però ricordiamo che la famiglia Kercher non è affatto soddisfatta di quel verdetto e nessuno l'ha sostenuta. Se non altro in Italia, ma credo nemmeno in Inghilterra, però lì hanno tutto un altro modo di pensare. Riguardo a Carlasco, vi invito a guardare il video che ho fatto, perché ci sono stati aspetti del tutto negletti. Molto in primo e secondo grado. Si rifece il processo su indicazione della Cassazione, in appello fu condannato, ma prima si fece la superperizia. Infatti, sono due trattamenti diversi sicuramente. Via Poma, si era fatta la superperizia, il famoso morso al seno di Via Poma, si era fatta la superperizia. Non parliamo di Cogne, il famoso pigiamino che doveva indicare chi era l'assassino. Me lo ricordava ancora l'altra sera il generale Garofano. Furono presi due periti in Germania perché dovevano essere al di sopra delle parti, no? Brinkmann e Schmidt. Quindi non è una novità che si facciano le superperizie, proprio per fugare tutti i dubbi. Allora, siccome questi dubbi nell'opinione notate pubblica... Notate che c'è una bella differenza tra Cogne, di cui abbiamo parlato, ho fatto il video, e per esempio un caso come quello di Chiara. Non è che ci siano delle differenze, siamo proprio il giorno e la notte, nel senso che qualunque cosa si pensi delle indagini e poi della condanna della Franzoni, lei era lì, di sicuro era lì. C'era almeno un elemento che poteva far pensare a lei, qui invece neppure quello. Non sono stati fugati, sicuramente continueremo a parlarne, però per il momento ci sono due famiglie, quella di Chiara Gambirasio, che non ha voluto sapere in diretta il verdetto della sentenza, l'ha voluto sapere solo oggi con una chiamata dai loro legali, e quella sicuro di Massimo Giuseppe Bossetti, che deve in qualche modo riposare. Sì, vedete, notate appunto una differenza sia nell'atteggiamento, nel confronto tra gli atteggiamenti delle famiglie delle vittime, ma anche della popolazione. È vero che a Bergamo la curiosità è stata parecchio, e molti sono andati a vedere il processo, si faceva la fila, però poi insomma risulta che nel tempo la situazione sia cambiata, perché ci si è resi conto che tutta la storia era scombiccherata, c'era perplessità, e poi addirittura abbiamo un carcere che quasi si solleva per difendere un detenuto che non doveva stare lì, evidentemente, che è un atteggiamento diverso in generale dal punto di vista della società da quello per esempio di molti cittadini di Avetrana. Io immagino una sparuta minoranza, voglio pensare questo, che è andato a linciare praticamente due persone che ancora dovevano essere giudicate soltanto, quindi all'arresto. E quindi la mia raccomandazione, cioè buttata nell'aereo e che rimarrà naturalmente inascoltata ai miei connazionali, è di finirla un po', ecco, di non farci vergognare di essere italiani. Questo non succede, succede forse in qualche carcere americano,
quando c'è una condanna a morte e alcuni parenti, qualche attivista si presenta con i cartelli, ma vengono tenuti bene a bada. Quindi alle istituzioni che questo non accada mai più, ecco, che ci siano persone che si presentano come belve fameliche a gridare, che vengano anzi arrestate per questa turbativa all'ordine pubblico, visto che si viene attenzionati per molto meno in Italia, e voi italiani non lo fate più. Non ci andate perché voi non avete la più pallida idea, voi che andate lì a gridare e con la voglia di giustizialismo, a meno che non vi mandi qualcuno. Ecco. E quindi questa è la vicenda giudiziaria, a cui seguirà adesso ancora un video, diciamo, di collazione delle nostre impressioni.